parlato di una donna, di una rosa, il ritorno della nostra Cristoforetti, la prima donna che là nello spazio ci porterà senz'altro delle grandi novità. Sì, noi speriamo di sì. Di dominio pubblico ultimamente che il professor Zamboni con l'Università di Ferrara, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Ferrara stanno conducendo alcuni esperimenti nello spazio. Esperimenti sul ritorno venoso cerebrale, quindi il sangue che ritorna verso il cuore. E questi esperimenti sono molto importanti anche per far sì, per questa patologia, quindi anche per noi malati di sclerosi multipla e quindi in generale di patologie neurodegenerative. Quello che noi chiediamo alle istituzioni è che questi esperimenti però non rimangano nello spazio. Cioè che se ci sono e ci saranno dei risultati, come noi speriamo che ci siano, possano essere portati qui da noi. Infatti la nostra associazione da subito ha donato 20.000 euro all'Università di Ferrara perché possa diventare un grande centro di eccellenza dove si possano portare questi esperimenti, si possa progettare, ecco, ideare di portare questi esperimenti qui sulla Terra con il centro di Ferrara, dove ci possa essere una diagnostica accurata di questa patologia, per poi uno sviluppo successivo sui centri territoriali di centri di diagnosi. E per esempio io vengo dalla Puglia, non posso fare 1.000 chilometri, così magari io mi ritengo più fortunato di tanti altri ammalati di sclerosi multipla, però vorrei sotto casa un medico che mi possa prendere in cura, vorrei sotto casa qualcuno che mi possa dire quello che ho e controllarmi. Quindi il nostro desiderio è che, come dicevo, questi esperimenti dello spazio possano arrivare qui sulla Terra. E la ricerca è fondamentale. Ecco. La nostra associazione in 4 anni non ha dipendenti pagati, lavora volontariamente. Abbiamo donato oltre 100.000 euro per la ricerca e davvero noi lavoriamo nel tempo libero, la notte, sottraendo spazio ai nostri familiari e ai nostri bambini. Quindi noi ci crediamo e lo facciamo anche in maniera corretta e onesta, perché non stiamo parlando di miracoli. Sappiamo che in alcuni casi questa malformazione, anche se curata, non arreca beneficio. Quindi questo ci fa capire che la ricerca deve comunque continuare perché ci sono persone che stanno meglio.